Bene amici e bentornati in un nuovo video. Oggi torneremo a parlare di custodia per iPhone 12. Sono circa 3 mesi che sto utilizzando quelle di casa Ornato, acquistate appunto su Amazon qualche mese fa. Vi dirò come mi sto trovando e le metteremo di nuovo a paragone con le custodie di casa Apple. Amici, come sempre vi ricordo, se questi video vi piacciono lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale appunto per non perdervi tutti i nuovi contenuti che andrò a pubblicare, e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Amici, andiamo a vedere subito le differenze sostanziali fra queste custodie. Prendiamo quella Ornato e quella Apple. A livello di costruzioni, comunque di materiali utilizzati, sono veramente fatte bene entrambe. I materiali sono veramente ottimi, il tipo di plastica e di gomma è veramente bello al tatto, ha un bel feed, mi piace, sono fatte veramente bene. Nella parte qua posteriore troviamo subito la nostra piccola differenza. A livello visivo sembrano identiche, ma non lo sono, in quanto questa di qua di casa Ornato è leggermente più morbida, come possiamo vedere, quindi qua si riesce a deformare con molta più facilità. Comunque ritorna subito in posizione, questo facilita comunque l'inserimento del nostro iPhone. Invece quella di casa Apple, come possiamo vedere, è molto più resistente qua nella parte posteriore. A livello di spessore sembrano molto simili, ma vi posso assicurare che questa di casa Ornato è leggermente più sottile, ma questione proprio di millimetri. L'altra differenza sostanziale ovviamente è che in quella di casa Apple abbiamo il MagSafe e in quella di casa Ornato il MagSafe non c'è, quindi se volessimo utilizzare comunque tutti gli accessori compatibili con MagSafe non possiamo farlo. Quindi fondamentalmente amici, le differenze sostanziali sono queste e anche il prezzo, che parliamo di circa 50, 45, 55 euro, dipende un po' dalle promozioni che troviamo, contro i 13 euro su Amazon. Quindi c'è una bella differenza, col prezzo di una di Apple ne prendiamo 3 di Ornato. Vi posso assicurare amici che queste le sto utilizzando tutte e 3 ormai da circa 3 mesi, e come potete vedere sono ancora in ottimo stato e le ho utilizzate veramente frequentemente tutte quante, partendo da quelle di casa Apple con quelle di casa Ornato. Differente invece è la storia per quanto riguarda la Clear di casa Apple, amici, che sinceramente è stata veramente una grande delusione. La differenza sostanziale fra le altre ovviamente è che è molto più rigida, è trasparente, si vede subito il MagSafe, che può piacere o non può piacere, ma la particolarità, quello che mi ha dato veramente fastidio, non so se si riesce un po' a intravedere qua essendo clear, si è creato questa spaccatura interna. Amici, questa spaccatura interna si è creata subito dopo neanche 2 settimane che le stavo utilizzando. L'ho fatta cambiare e sostituire da Apple, la spaccatura si è ripresentata puntuale dopo circa 2 settimane. Ovviamente non sono più tornato a farmela cambiare, perché non posso tornare ogni 2 settimane a farmi cambiare la custodia perché c'è una spaccatura interna, perché sinceramente non ho tempo da perdere, però è un qualcosa che sinceramente dà un po' fastidio. Ovviamente il materiale clear risulta più rigido rispetto a queste di qua di casa in silicone, quindi magari amici questa rigidità fa sì che questi spacchi avvengano veramente molto di frequente. Lasciate un commento qua sotto se anche voi l'avete riscontrato, ma detto questo facciamo una cosa bella, andiamo a fare subito una prova di utilizzo. Quindi partiamo con quella di casa Ornato e come potete vedere si inserisce molto facilmente, l'iPhone si veste veramente bene e inoltre notiamo che c'è questo piccolo gap in tutto il telefono, come ovviamente anche in quello in casa Apple, appunto per preservare il display casomai volessimo noi poggiare il telefono in questa maniera. Se proviamo a fare pressione sugli angoli, il telefono esce dopo un po', dobbiamo fare un po' di pressione. Quindi comunque tutto sommato questi di casa Ornato vestono il telefono abbastanza bene e non scappa. Facciamo una prova invece con quella di casa Apple e vi faccio vedere una piccola differenza. Intanto avremo l'animazione, ecco qua appunto, che sta a indicare che abbiamo inserito una custodia originale Apple. Ma se proviamo a fare, ecco, vedete,
io non sto facendo una pressione fortissima, ma automaticamente i bordi escono da soli in maniera molto, vedete, molto facilmente, cosa che non capita con quella clear, perché quella clear ha comunque una bella rigidità, riesce a tenere comunque l'iPhone molto più saldo al suo interno. Però ecco, questo è un qualcosa che a me fondamentalmente non piace. Un'altra cosa che comunque ho notato, amici, in quelle di casa Ornato, è che a volte comunque, essendo un tipo di gomma leggermente più aderente, ha un grip maggiore rispetto a queste di casa Apple, si ha un po' di difficoltà a volte comunque a estrarre il nostro telefono dalla tasca. Questa invece è quella color cactus, che è anche abbastanza carina, veste bene. Proviamo anche quella nera e dopo proveremo quella clear di casa Apple. Questa è la nera, anche questa, amici, come potete vedere, veste abbastanza bella. Dopo è bello il nero, con l'iPhone nero ha veramente il suo perché, a me piace tanto. Invece la clear, che è questa di qua, si inserisce, ecco qua. Anche l'animazione abbiamo comunque con il ring bianco. Ecco, come potete vedere, in questo caso i bordi tengono molto più saldo il telefono. L'unica particolarità che non mi piace di questa cover è che comunque chi ha il sotto del telefono scoperto, quindi se dovesse caderci o se volontariamente comunque abbiamo delle chiavi in tasca o qualsiasi altro oggetto, potremmo andare a graffiare la parte qua sottostante. Per il resto, amici, è una cover che comunque fa il suo dovere da cover, ovviamente ha sempre il solito gap qua appunto per andare a preservare il display, ma non detto, l'unico difetto che ho riscontrato sono questi spacchi, che adesso qua si vedono un pochino meglio perché col contrasto del nero. Bene, amici, per questo video girerà tutto: custodie Ornato oppure custodie Apple, a voi la scelta. Ovviamente, amici, queste rimangono sempre le mie riflessioni dopo aver utilizzato questi prodotti per circa 3 mesi. Con le custodie Ornato mi trovo abbastanza bene, il prezzo comunque è abbastanza abbordabile, vi dà la possibilità comunque di cambiare, di riciclare le custodie molto più frequentemente se lo desiderate, avendo anche diversi colori a disposizione rispetto alle custodie comunque Apple. Se invece state cercando un prodotto che sia compatibile soltanto con gli accessori MagSafe, allora dovete stare ovviamente sulle custodie di casa Apple, che vi garantiranno appunto questa features. Detto questo, amici, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, siamo già arrivati a quota 2500 iscritti, grazie, mi raccomando. Vi ricordo anche che ho aperto un canale Twitch, ci siamo quasi, ci sono gli ultimi accorgimenti da sistemare, ma la prima live sta per arrivare, promesso. Noi ci vediamo, amici, al prossimo video, mi raccomando lasciate più commenti possibili qua sotto, un bel like, ciao a tutti da Marco, ciao!